Via dell'Erica! Perfetto! Allora, freddo tenere maggiore di 1.500, abbiamo il verde qua, no? Andiamo a 2.000, va benissimo, lo tiene anche chiuso per il momento. Allora, controlliamo la pressione dell'olio. Arco verde 3.4. 2.500 per 5 secondi. Ma no, ma non lo facciamo perché devi aspettare che si scaldi. Lasciamolo fare. Sembra. Abbiamo una temperatura esterna 0 gradi. Come un. Chissà dov'era? Quello che ci interessa a noi. Quello è il consumo. Di triora. Siamo fermi. Dopo a seconda di quanto va su. Diciamo che se stiamo sui 15 ora. Va benone. Dunque dietro. Dov'è il nostro? Ah, non hai cento. Mi sono riossendo. No. No? Vai, 48 gradi. No, vabbè. Quello è quello che lui ti. Ma anche dopo, se ti piace, anziché che sudavio, ti piace rifare il guard, rifacciamo il guard e veniamo su della valle. Anche per dire, cioè non è che dobbiamo per forza, anzi, dirò di più. Io quando ho fatto quella lì di la valle di Avio, non è questo gran bel vedere, piuttosto ci facciamo la, torniamo il guard, valle dei laghi, o dici tu, insomma. No, facciamo costruzione. Vai. Facciamo, infatti facciamo la Kirchistan orientale. E ritorno a quello occidentale o viceversa. Ecco, dai, perfetto. Allora adesso lo mettiamo 2003 2005 2003. Allora check bombe 2000 giri. Questo qua è meglio questo, giuro. Insomma, tutti e due sono un po' spiffidi. Ai passi giri proprio non hai. Comunque, importante avere un riferimento, perfetto. Allora, check bombe. 2000 giri, bomba 1-2, on. Parte anche la seconda. Facciamola un attimino lavorare. Ok, giù la 2 per 5 secondi. Controlla il check. Quindi che va a 2.5. Adesso su. Giù la 1. 2.5. Su tutte e due. Radio on.
ciao, andiamo. Io qua so già che siamo a 600, intanto me lo piazzo lì, capito? Quindi quando mi darà sarà 1018, capito come? Però hai visto che eravamo sotto lo zero, perché praticamente avevi l'ultima volta volato con la bassa pressione? Ok, allora, radio, PDF, altri apparati, ok, blocco paracadute tolto, il flap a 17 gradi. Temperatura perfetta, io comincerei a aprire un pochino e andiamo un po' fermi e facciamo un pre-rullaggio. Sento, lasciamo ancora un po', dai che comunque l'olio va su un blitz, vedrai cosa c'è là. Ok. Aspetta, buongiorno, linea Alfa 656 all'hangar, vi faccio un Marcozzi più vitale. Buongiorno, voi farà 36 vento calmo, il CNH 1019, riporta pronto. Preferenza 36 vento calmo 1019H, riporterà al punto dell'Alfa in Alfa 656. Hai sbagliato di poco. Guarda. Dai, ci siamo. Qua sei preoccupato verso il parcheggio 1 lì, quindi quando escono devo fare un giro della Madonna. Ok, parcheggio salito, l'olio 50-110, vedi che siamo già a 71, perfetto. Sul più pieno siamo praticamente identici, però lo giriamo. Temperatura coolant 5-120-96, perfetto. Propeller passo minimo, yes. Prova magneti, allora 4000 giri. Allora, giù là, non cala neanche il giro, visto? Zero, chiudere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rispetto, giù il B, non cala praticamente niente, chiudere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? Adesso facciamo l'elica, 1, calo giri e aumento map, 2, calo giri, aumento map, 3, pressione dell'olio cala leggermente, perfetto, e giù il motore. Visto come si cuce? Ok, controlliamo, fatto tutto, predecollo, pompa 1 e 2 on, l'inale B chiuse, B luminose spente, giro direzionale ovest, perfetto, propeller passo minimo, flap 17 gradi, controllo numerico qua è 18, 17 e visivo esterno, comandi di volo liberi, tettuccio 1, 2 e 1, 3, allora decollo, paro di atterraggio l'ho già messo prima, on. Questa la mettiamo sull'emergenza, sì. No, ma lasciala pure qua in mezzo.
dopo i cellulari se hai bisogno, no, te li metto a lato. Adesso sì, siamo a 100 gradi, 86, lasciamo aperto. 30 miglia 356, pronto Mauro per il 4pista 36. 4pista riporta allineato e pronto la partenza. Riporta allineato, pronto allineato 356. Le righe gialle? Le righe? Allora, pista libera, finali 1-1, liberi. Guarda che meraviglia di giornata. E andare in giù dopo saremo così col sole, eh? Ce lo vogliamo di più a tornare come panorama. Ti premi, vai. C'è il cappuccetto rosso dietro, vero? Quella è la gallina, motogliate. Prestazioni. Zero. Ok, allora controlliamo tutto, spie tutte spente, giro di stanza si è mosso, temperature 99-89, perfetto, coolant aperto, tutto su, perfetto. Allineato proprio la potenza di alfa 656. Perfetto, la potenza libera è alfa 656. Centro pista. Motore tutto dentro, velocità è viva, siamo già 50 nodi, 55 nodi sul muso, venire il piede destro, 70 nodi di assetto, perfetto, in attesa dei 1000 piedi. Le piedi, pulire l'ala mantenendo l'assetto e trimmare nel frattempo, farlo correre verso gli 80, togliere il motore gradualmente fino a 25,5, spostare la virata. Adesso siamo già a 1400 piedi per dire, elica. Senti che qualcosa si sente? Lato sinistro 36, può passare da là. Chi è? Lato sinistro 36? Ho piatto, considero i 5-5, ciao. Non ho capito, hangar. Adesso ci chiede comunque. 6-5-6, era in volo 5-3, le intenzioni? Lascerà riportando al CR, già per 5-6. Copiato, riporto al centro. Riporterà già per 5-6. Allora, 100 nodi, allora, siccome siamo a 1.500, io direi possiamo tenere sta quota. Ok? Quindi allineiamo, lasciamolo correre. Dimmi se è caldo, freddo. Chiuso, va bene. Ma io lascerei aperto, sai? Per ora, se non hai freddo. Ah, perché lo vuoi tenere alto, dice alto? Vabbè, ma paura che vada su, vabbè, dai, vediamo un po' come si comporta. Fuori abbiamo un grado. Andiamo bassi di quota, 1.500. Guarda che velocità, 110 nodi.
guarda che volare così bassi non è male, comunque quante volte l'abbiamo fatto? Mai praticamente. Siamo più bassi del sottovento. Allora comunque noi facciamo così, 1000 piedi da 1000, da 660 che è il l'aeroporto, dobbiamo essere a 1660, quindi dai, facciamo 200 piedi ancora in su. Comunque c'è qualcosa, senti che si muove, figurati su a 3000 metri quando volevamo andare. Tanto qua siamo proprio... Sì, però questi, insomma, ti fa capire che la giornata ha qualcosa, eh. Temperature perfette. America, andiamo a 5000. Allora, fai una cosa, possiamo metterlo anche a 25, visto che 25,5, andiamo via un po' più leggeri di consumo. Tanto 4 sta 8. Eh? 4 e 8. Sì, 25 e 4 e 8. Ok, va bene così. È caldo, io chiudo qua, l'aria è calda. Ah. Ok. Riportiamo adesso qua il Serra, 700 piedi, mettiamo in ascolto la 3, anzi, sì, intanto mettiamola in ascolto la 130. Questo linea 356 lascia al Serra 1700 piedi. Luce della frequenza di Padova. Questo riporta rientro, ciao. Ciao, riporterà rientro. Allora, qua... adesso noi facciamo, io faccio una chiamata all'aria qua dietro, giusto per essere qualcuno, no? All'altezza di nomi, nomi qua dietro. Prendi un po' tu, dai, Ale. Sì. Dai, ho 01 di standard. Come? Ho 01. Hai freddo adesso? Cambia di me? No. Fuori a 2 gradi, sempre con gentilezza, no? No, 82, potrei chiudere tutto, vedi che fa. Ok, puoi smettere di guardare qua, guardo io. No. Vuoi pilotare un po'? Dai, un po'. Vieni là. Chiamata all'aria di Via Alfa 656 alla testa di Lomi 1800 piedi. Quindi torno. Cos'è questo? È la, l'amperometro che ricarica la batteria. Benissimo così. Adesso vorrei che ti concentrassi sul volo esterno, non guardare più gli strumenti, ci penso io. Ah, che meraviglia! Oh là! Ah, che meraviglia! Castellano! No, punta, se stai sul lato sinistro, butti casa nostra. Beh, dai, come vuoi. Oh. Che basso. Io. Chiaramente più bassi siamo, più meno senti la radio, no? Radio Quercia? 0019, riporta quando sono al quarto vita. Brione? Brione? Questa è per la famiglia Vitale, no? Parla di casa di Brione. Scusa, ecco neanche 1018. 1018 1018 ha detto, giusto? Sì. Passiamolo. Importante, eh? La quota vera è questa. L'altitudine. Non l'altitudine. Bravo. Ok. Vedi il campo da golf? Là? Dovrebbe essere là, sì. Penso sia lì, vedi? Quel pratone là. Ah, sì. Che bello. Volo basso, dai, hai il suo perché va là, dice che poi si vede bene. Allora, ci dà 5 nodi nel culo, quindi quando arrivi qua dietro vai sotto vento, allargala il più possibile, ok?
è quello lì, guarda, ma è veramente una robetta, cioè quella è una buca, guarda, c'è un campo prova, è un campo, come si chiamano, il campo di prova? Sì. Sì, lui mi stima un 16 nodi da nord, da 3.23, però secondo me sto qua stima. Comunque è un bel andare, 115 nodi. E qua prendiamo tutto allora? Stai più largo verso Sano lì. E se la becchi non ti preoccupare, teniamo. Paracaduti o parapendino, che ne? Bah, guarda che comunque se vengono giù da lì, una volta che planano vanno lì. Non vengono mai da questo lato qua. Mai passato così basso? No, no, io c'ho solo per sicurezza, ti beccassi una turbolenza forte, ma vai tu, eh. Tenne, va, che bello. Quello è sano, come un pesce. Cioè, vado a vedere così, dici, ma come faccio a passare fuori? Dov'è la pallina? Okay. No, guarda. Ah, no, visto. Cioè, tieni un pochino il puntato, appena al destro, lui sta ancora più... Guarda comunque davanti. Sì. Cioè, io faccio così, vedi che siamo un po' spichetto rispetto a dove stiamo andando? Ecco, adesso è centrata. Sì, appena proprio, eh. Adesso ovviamente seguiamo... Prima volta che passo così basso qua. Non è da te? No. Brione, niente di Brione. Beh. Bello, molto bello. Siamo a Narga in Yacht 56 1900 piedi sopra al lago di Loggio. C'è solo. Guarda sempre il muso, Ale. Io l'ho visto il muso andare giù, no? Quindi. Non mi interessa, guarda. Cioè... Ah, perché volevi scendere? No, no, ma tienilo così, dai, dopo scendiamo sul lago. Cioè qua, teniamoci fuori dalle tratte, insomma. Adesso qua, prendi un po' più larga, se arrivasse qualcuno di così arriviamo a evitarlo. Perfetto. Ecco il lago, ragazzi. Castello di Nago. Castello di Nago, passa di sopra. Così la telecamera la riprende. Questo è il castello di... cioè il castello, quello che rimane è il castello di Nago. Guardate cos'è oggi il Garda, Ale. No, no, è troppo bello, troppo bello. Qua arriva un po' al nord, vediamo cosa mi stima. 17 nodi. Ce l'hai? Ce l'ho. Giù, già guardando per dirti il lago, ti fai un'idea del vento che c'è. Vedi che c'è vento? Sì. Quindi noi adesso ci mettiamo così, teoricamente lo prendiamo in coda. Ho detto coda, eh? Vedi che si balla? Qui servo, quelle colpa, ti rendi conto? Rocchetta? Nodi, vedi che come lo prendi dietro e non abbiamo ostacoli, siamo lisci come l'olio. Sì, adesso ground speed abbiamo 9 nodi in più, vedi, quindi è quello il vento, però vedi qua in mezzo che bello liscio che è. Pregasina. Questo mi stima 21 nodi addirittura, ma come fa? Cioè comunque oggi è una giornata. Allora, per il pubblico, descriviamo questo volo. Oggi io e Ale avevamo pianificato di fare o la marmolada o il giro dietro l'Adamello, passando per il passo del Tonale, eccetera. Poi abbiamo guardato un'applicazione molto interessante, si chiama Windy, tra le tante cose che guardiamo prima di pianificare il volo comunque. Il vento in quota a 3000 metri, 10.000 piedi, era simpaticamente intorno ai 40-50 nodi.
per cui abbiamo desistito da questa cosa e effettivamente abbiamo detto optiamo per qualcosa di più tranquillo, perché a questo livello qua c'è qualcosa ma è umano, diciamo, accettabilissimo. Adesso infatti ci stima un 22 nodi, non so, mi sembrano tanti onestamente, però c'è qualcosa, il lago è increspato, quel fumo ci fa capire che qualcosa, ma poco niente. Guardiamocelo un po' basso, dai, il lago. 130 nodi. Il bello è che con 130 nodi siamo quasi a 250 km orari, eh. Quindi passare vicino alla strada a 250 all'ora, no, attenzione ai parapendii, non che ne è, però insomma. Col motogliante ero passato al testo della strada, solo che andavamo a 100 all'ora, 100 km orari. Vedi le onde, eh? Quello è vento, no? Ok, siamo a 1200 piedi e torniamo a 130 nodi. Quello è il castello di Malcesine, che bello. Costiamo un po' in mezzo, vedi che c'è proprio varie le onde, vedi? Momento. Adesso voglio testarlo un attimo a salire un pochino, perché qua si balla di più e mi dà un 21 nodi 330 gradi. Proviamo, guarda quel fumo lì, ma quel fumo me lo porta verso il lago? No, è strano, è lì sotto il costone, da lì lo porta, vedi che qua già meno, c'è una fascia proprio bordo pelo acqua che è più mossa. Qua mi stima sempre 23 nodi, ma non li vedo, non li sento. Vabbè, teniamoci questa quota che è bella tranquilla. Meglio? Caldo adesso però, eh? Io apro. Perfetto. Sì? Io ho caldo un po'. Allora, lago lì si allarga. Torre del Benico dovrebbe essere lì dietro, no? Subito lì dietro. Prima. Lì, no? Non dietro, lì. Torre del Benico, mi sembra proprio dove c'è quel... Un po' prima del... Quando... Ok. Quando rientra verso est. Guardate che... Oh, ma cosa sono buoni? Guardate che razza di visibilità, oh, è pazzesco. Il vento pulisce tutto, eh. Però guarda in pianura, se guarda in pianura, vedi che c'è foschia. Mist. Che meraviglia, non le dici. Che meraviglia, ragazzi. Siamo al radio, la parola è stata. Andiamo a vedere, dai, balla un attimo. Siamo a radio, buongiorno, gli diamo 472. Siamo a radio, si fa il fascia 5-6, sul lago di Garda, altezza Torre del Bene con 1700 piedi. Siamo a radio, bravo, 472, provenite da nord. Tre primi al campo di potere con campi fissa, 1600 metri polacca. Non so di quale campo parli, ma questi stanno bruciando serbaglie, sì. Sai? Siamo un po' più... Aspetta un attimo, voglio vedere. Per la scia dell'aereo. Sì, sono due... da noi è vietato fare queste cose. Qua però siamo già in Veneto, quindi non lo so. Guarda la visibilità che c'è lì.
Boh, mettiamo. Non è proprio vietato, devo. Non è proprio? Vietato. Ah no? No, se tu lo comunichi e sei. Ah ok, devi essere autorizzato, diciamo. Terrazzamento impervio dove non riesci, puoi. Puoi bruciare, ok. Allora, adesso riabbassiamo a un 25 di map. E riscendiamo. Poco, ma. Ecco, questo mi guardi il nome perché mi sembrava quello Torre del Bene come. Come. Magari sbaglio. Allora, questo è Caprino Verona. No, quello lì. Quello lì è Torre del Bene. Allora era dietro il colo, come ti dicevo. Cosa è quello lì? Torre del Veneto. No, prima del todo. Ah, ok. Ma come si apre sto lago? Potremmo farci il giro, Sirmione, così e torniamo su dall'altro lato. Cosa dici? Senza andare avio. 29. Porca, non ho capito cosa ha detto. Finale 29. Ah, vedi? C'è un campo di volo, probabilmente uno di quelli, eh. Mi si muove un po'. Ecco Torre del Veneto. Ecco qua dietro è bellissimo, ragazzi. Cioè qua proprio sembrano. Ho dei ricordi, il passaggio proprio qua dietro. Una cosa meravigliosa. Meravigliosa. Mi destina sempre questi 21 nodi. Oh, ci saranno, io cosa ho detto? Mi sembra impossibile. Anche perché io ho scarrozzamenti. Avendolo proveniente da ovest comunque, dovrei vedermi scarrocciato con 20 nodi, non vedo niente. Ah, secondo me sta stima un po'. Vediamo solo la velocità, mi dà 10 nodi in coda. Ok, Torre del Veneto passata. Ma lì c'è scritto Torre del Veneto, cos'è? Qua dietro c'è Bardolino. Ecco, qua dietro c'è un passaggio che c'è. Giuro, ormeggiate tutte le barche a vela, sono passato molto basso col. Guarda che effetto di luce, guarda. Ma è qua a Bardolino che vedi. Guarda, guarda. Guarda che bello. Certo. Quello lì dovrebbe essere il sottovento che arriva lì, vedi che dopo riprende dove cambia colore, riprende il vento normalmente. Probabilmente becca questo sottovento qua. Comunque noi guardiamo qua a destra, perché qua a sinistra perché è troppo bello. Ma che dico eccolo bello. Qua. Meraviglioso. Capitano è stato con 43 collo 29. Guarda, quello intendevo. Adesso vediamo se qua c'è il sottovento. Sì. Li accorgiamo subito e caso vediamo a destra. Vedi, per tornare nella strada che dicevo prima, punti là le paleoliche, lì a sinistra c'è il forte. Guarda qua che bello, Ale. Vale. Senti che un po' si balla. Se guardi proprio è disegnata per terra, eh. Guarda il sottovento, disegnato fin lì, sull'acqua. Mettiamo Sirmione. Vedi? Eh? Però vedi se riusciamo a tornare in su. Un 21 nodi di. Madonna! Siamo 110 nodi, eh! Sto tenendo un consumo di 16 litri a 25,2, cioè no, 5,2, siamo tra il 65 e il 75% di nuovo. Meglio. Stavo rilassando. Ti rilassi anche a pilotare. Vedi là il fumo? Quello è il vento, effettivamente lo davano da ovest, più vai in pianura più tira forte da ovest. E quello è proprio ovest. Quindi qua ci becchiamo il vento in faccia adesso. Infatti guardalo, 22 nodi di ovest, questo ci credo. Qua dovresti cominciare un po' a sentirlo, eh. Quindi noi dopo passi sopra Sirmione, ti giri e torniamo su dall'altro, ok? È tutto chiuso? Sì, perfetto. Guardate ragazzi che meraviglia. Mamma mia.
quattro nodi, oh. Di ovest. Però vedi, senza ostacoli, cosa vuoi? Scarrò, ecco, vedi un po' di onde. Ora siamo partiti. Guarda, abbiamo fatto 23 minuti di volo. Da quando siamo decollati 23 minuti esatti. Fondo al lago. 25 nodi. Aumenta, aumenta, appena va in pianura. Milano da... Sirmione. Facciamo un po'... Posso? La leggera puntatina in giù. nodi, così lo vediamo un pochino meglio. Ecco, quello lì è il castello di Sirmione. Alla velocità di, diciamo, 250 km orari, più o meno. Guarda che bel colore il lago dietro. Via chiaro, sembra le Maldive, oh, guardate. Facciati un po', guarda che bello. Wow. Bello. Non troppo. Troppo. Ah no, perché? Andiamo. Sai che avevo? Mi viene bene anche con la sinistra. Non pilota mai con la sinistra. Prendilo. Dai. Se vogliamo star fuori un po' dalle rogne, siamo un po' più centrali, che... Vara, queste cose mi fanno incazzare, capito? Anche l'altra volta, oh! Cioè, io non mi devo fidare più di questo, devo chiedere a qualcuno... Cioè, come mi stima? Ero in Val di Fassa, no? Ce l'avevo come adesso, dalla parte mi giro, tatam, l'opposto! Non è possibile! Adesso mi dà un 8 nodi... Non mi sa che era quello che... È là! No! Sai quel segno che hai chiesto? Dai 1000 ai 3000. Acrobazia. Quello là. Siamo a parlare, in via 56, l'attesa di Sirmione, 1800 piedi. Il sottovento sinistro 16 per atterraggio. È un aereo di linea quello lì. Sì. Perché mi fai pensare cose assurde? Questo segno qua? È il tipo, me l'ha detto ma mi ha detto l'Ale che è un altro aereo che sta usando Sky Demon. L'aereo Batix era là. Cos'è che ti è uscito? Cioè, com'è che ti è uscito il messaggio? Ma dove eravamo noi? O hai toccato qualcosa? No, è uscito lui. Boh, vediamoci alle balle. Posso fare elettricità per niente? E l'hai tu, che hai fatto due foto? Sì, sì, vai. Allora potevi farla anche Sirmione, ti faccio un giro. No, un giro fatto, veloce. L'ho già fatto. Sì, su Sirmione. Abbiamo... Che bella andata! Sì, ma che bella spolverata! Baldo! Comunque oggi non so, non me ne sarei sentita di stare a 3000 metri. Cremona, linea Bravo 472, attualmente a sud del vostro campo, si metterà in circuito sinistra, riporterà il sottovento 1-1. Ma perché non me lo mette orientato verso prua? Gli ho detto verso prua. Vuoi per favore provare? Vedi dove c'è questo segno qua? Premili un attimo e lo orienti, cambia un attimo, fai verso nord un attimo. Ok, adesso fai verso prua. La prua deve stare su. Vabbè, metti verso nord, dai, piuttosto che così. Cioè io così non ci capisco una mano. Adesso quell'aeroplanino che girava te lo dà lì, no? Giusto? Lì così.
facciamo noi adesso? Alle i laghi, no? O hai paura di prendere il nord della Paganella? Oppure possiamo anche dire torniamo in Valle d'Adige e cioè, torniamo a Trento e da Trento andiamo sul lago di Levico. Conta che abbiamo fatto 27 minuti. Ora che arriviamo su è perfetto. Ah vabbè, non vuoi fare. Mi fai un bel circuito e me lo metti giù come stai per tu. Andiamo un po' giù dai. E dopo là devi venire su. Anche perché se ci fosse uno veramente che fa acrobazie, non è in terra insomma a farle, no? Viaggia ragazzi questo aeroplanino, 135 nodi, qua ne da 120 all'aria. Sì, infatti questo è 120, 125, ci siamo. A terra adesso vedi abbiamo giustamente qui 7 nodi frontali che allora mi sta bene, ma questo coso che è passato dall'ovest all'est, boh. Dovremmo dargli un po' di motore, vediamo se è un po' più veloce. 172 col controllo manica vento, eseguirà il circuito, si porterà il sottovento 29 e riporterà. Vedi, 122 nodi. Adesso tu te la vedi un po' meglio lì, no? Al tornare su. E poi non abbiamo più il sole in faccia, no? Quindi la visibilità è ancora più bella. La fiera è stata buona, la linea bravo 472 sotto vento sinistro 29 riporta in base. Quindi passiamo lì, vediamo Riva dall'alto e dopo non so, o facciamo la valle del latte o come vuoi. Qua era perfetto, non abbiamo ballato. Oh, al 30 minuti dovrebbe arrivare, non è arrivato lo switch. 472 viene in base 29 riporta in finale. Strano, certo me lo dice. Messa? Io non l'ho sentito. Messa del tappo. Non capisco come faccia. Ci chiude ogni 2x3 la Gardesana, su questo lato qua. Sì. Perché cadono dei sassi. Ma sarà ben più probabile quella là. Ma è di là no? 72, di là quando c'è la frana si chiude proprio per... Però qua chiudo per sassolini. Beh, effettivamente se guardi la parte penso quella lì dove sotto il telegrafo insomma. Vero anche che la maggior parte è all'interno della rotta. Gallerie. Forse quello. Davanti a Brenzone, no? Giusto? O questo o quello? C'è Brenzone, Castelletto, beh basta che zoomi, con le dita così. Vabbè, ma Cesine abbiamo passato. È quella lì. Questo è Brenzone. Poi Brenzone sono sicuro perché veniva a fare il campeggio. Quello è l'isolotto che ti becchi che era una polveriera militare questo qua. Ale. Thank you.
Io farei un passaggio. Proviamo comunque sopra, ma diciamo limitrofo proprio riva del Garda, prendiamo riva del Garda così intendo me, e poi passerei dietro e ritorniamo o Valle dei Laghi, come vuoi, solo che la Valle dei Laghi, se c'è il nord forte, il passaggio sotto la Paganella è dove ha spostato l'aeroporto a Gardolo per quel motivo lì, no? Perché c'era troppo vento che cade giù dalla... Fumo? Com'è la vista lì? Non serve. Perché? Mi sto godendo il paesaggio. È giusto dargli un'occhiata, dai. No, c'è un po', nemmeno in treno, cioè... Ma se scendono da qua? Ti vedo, non c'è nessuno, c'è troppo vento anche per il paese. Poi col nord non volano, eh. Col nord puoi decollare solo dall'altro lato. Questa lì in Malcesine, che meraviglia. Wow. Oh, vedo la gente, eh. E lì, oh, adesso ho visto la bandiera tesa da nord. Guardava giù, quindi proprio... Questo è vero, questo vento è vero. 18 nodi da nord, quanti gradi? Vabbè, adesso 110, vabbè, ciao. Qua, giù sotto c'è il canale da nord, ciao. Io riparerei la strada. Eh? Facciamo la strada. Sì, sì, ok, facciamo quel passaggio a riva del Garda, dietro al Monte Brione, e poi ritorniamo là. E... Eravamo passati con 2000, più o meno, prima? Sì, 19. Qua... Effetto Venturi, lo spieghiamo per il pubblico? Ale, vuoi spiegarlo tu? Dopo c'è anche, vedi, il colibrì, vedi il lago come fa? Allora, il fluido, cioè, quando stringe, è costretto ad accelerare, giusto? Giusto. Quindi il vento in questa vallata, il Garda è famoso per il windsurf, proprio la parte nord per questo motivo, il vento si incanala, è costretto ad accelerare in una parte più stretta, una strozzatura. Stringendosi, accelera, aumenta la sua velocità. Aumentando la velocità, aumenta la pressione dinamica e quindi diminuisce la pressione statica. E questo è il principio dell'effetto di Venturi. Dopo vogliamo dire che il sole alzandosi... Vabbè, questo è un altro discorso. È un altro discorso, ma guarda, diverse superfici... scaldano diversamente. E da qua... L'estate si crea... Ah, bravo! L'ora. La famosa. L'ora, effettivamente, si crea la brezza di lago, che è uguale alla brezza di valle, per lo stesso principio, solo che appunto qua rinforza moltissimo per il fatto che si deve stringere, si crea questo effetto Venturi. Per cui è normale avere sempre un vento costante, in assenza di vento meteo, barico ovviamente, avere un vento costante... superiore ai 15-20 nodi qua d'estate, ed è la manna per il windsurf, insomma. Adesso vediamo quel fumo laggiù per stabilire esattamente. Io le onde le vedo, le onde mi fanno proprio dedurre che ci sia proprio nord, a meno che tu non voglia fare un giro adesso al lago di Ledro o di Tenno. Lo stivo visto da dietro. Ti ricordi che in una simulazione eravamo entrati da qua? Poi arriviamo. Sì, ma adesso qui dentro, se sei un malato mentale, entri. La valle qua. Dai, cioè. Cosa sarà quel primo paesino lì?
famiglia credo sia già... Forse sei già all'altezza di... È sopra il lago di Ledro, Egos, quello che dopo viene giù la... è Legos. Legos, ma potrei dire anche qualche intervolo. Se guardi qua dentro, Ale, vedi il lago di Ledro adesso. Questa è la rocchetta. La rocchetta, che qua passano i bei zamper. No. Ce n'era uno che mi hai detto tu che dopo... È atterrato qua. Vedi la croce là? Sì. Quella è la ferrata dell'amicizia. Ferrata dell'amicizia, come la nostra? Noi non siamo vicini, siamo vicini. Perché... Allora facciamo subito, cosa hai detto? Sant'Andrea, famosa fiera di Riva, che di tutte, per fortuna non siamo... Hai visto che bello lì dove arriva la funivia? L'ascensore. L'ascensore, sì. Madonna, sei protetta, correggo ogni due per tre. Beh, ma hai ragione. Io non mi arrabbio quando fai le cose giuste. Barriere di linea, oh, guarda. Vedi lì. Sembra la nostra quota, oh. Cos'è che cerchi? Mi stavi palpando la gamba? Scusa. Qua dovremmo arrivare a tempo, in teoria, no? Guardate l'aereo di linea, che bello. Ma noi andiamo in là. Dice, guardavo solo... Tendo doveva essere là dentro. No. Ma dai, è ostico, una leggera vira a tiro, non tiro, Fate la ripresina, arriva le carte così. Tirata così. Dio mio, adesso sei contro sole, oh. Arco. Oh, l'acciuga non è che mangiate, che siamo a bassa quota. Però meglio che la sinusite. Monte Brione, ma scusa, facciamo un passaggio veloce. No, l'abbiamo già passato. Beccalo. Come? Cosa dici? La strada per arco è questa? No, andiamo. Scusa un attimo, guarda la rotonda, Ale, la rotonda lì. Sì. Ok, questa è per arco. Arrivi, dove sono i centri commerciali? Sono là. Guarda un attimo, Ale, è lì? È là. Eccolo. È quello? Quello grigetto fatto così? Mandaglielo al coso, al Marco, che magari è lì, adesso, un WhatsApp. Ci guarda su. Buongiorno, India, Serra, Cile,
Vedi, mettendo la mappa a 25,6, vedi che siamo a 17 litri ora. E io adesso la metto a 25. 24. Potrei andare addirittura a 23,5 con 4. Ma no, teniamolo a 25 con 4,800. Mi dà sempre 17 litri di ora. 4,800. Paocoli, cos'è? San Felice. Vai San Felice, ma che bei paesaggi. Che? Meraviglia. Meraviglia. Mori? Sano? Bello andare in giro zonzo così però, eh? Prendilo un po', divertiti no, un po'. Vuoi vedere la polsa? C'è qua, è lì. Andiamo su un attimino. È serena, andiamo a vedere la polsa. Oh. Dopo, alla prima sbuffata, ci giriamo, non c'è problema. Della polsa. Polsa San Valentino. Adesso vediamo i campi qua. Questa è salita di Brentonico, no? Questo Pesagno. È il contorno Pesagno. E beh, bello nella zona così anche bassina. Anche perché vedi più, cioè più la sensazione della velocità, no? Quale certo vedi la montagna pian pianino arriva. Qua, wow, hai visto il passaggio lì, che bello? Sottovento a sinistra 36, torcendo con la dopo la consiglia. Perché ti dice di cambiare ufficiale? No, non l'ho tolto. Ah. L'ho messo io, non l'ho tolto. Scusa, sottovento a sinistra 36, torcendo con la dopo la consiglia. Guarda come si vede il decollo del fratello dei Somatoni, vedi bianco lì? Dietro lo stivo? Cima alta, cornetto, dos de bramo, cima verde, il pallone ne intravediamo una parte, davanti a noi, tra i nomi, quello vediamo in mezzo, da, nomi, pomarolo qui, pomarolo, nomi, servisse quella lì in mezzo, metà montagna quella là, c'è io lì dietro, cazzo potremmo passare la parte. Allora dai, prendiamo un po' di velocità, scendendo. Andiamo un pochino l'ambiente. Vuoi scaldare? Ma io ho un caldo allucinante, voi. Oh. Ah, scusa, passiamo un attimo da Noriglio. È qua dietro, eh. Casa nostra. L'altro lo vedi tu dalla tua destra, ma sì, non c'è problema. No, siamo c'è la campana di Caduccio, Stadio. Dove? No, sei sopra. Ti sei messo? Dai. Va bene, mamma che rompino. Va bene. Ma si vede il nostro studio di via Paschi, vale? Vedi lo stadio qua, lì davanti? Non mi dà la gioia. Sto guardando l'origlio. Ah, ok, vuoi... Non serve! Ok.
le temperature, oh. Ma anche qua dentro si sta da Dio. Adesso sto per 130 nodi, oh. Togliamo anche il monitor. Adesso abbiamo solo 30. Pronto, buongiorno, linea Alfa 656, al rientro prossimo al Sierra, 3000 piedi in discesa. 356, che penso di passare il lungo finale 36, vento fermo. Sì, per il lungo finale di Alfa 56. Altre informazioni, via 9, 140 nodi, ragazzi. Allora, ciao, togliere il motore. Riporto nazionale. Questo è andare. Adesso cominciamo a rallentarlo, no? Ora l'ombra al Besen. Puntiamo Castel Besen, guarda lì. Vediamo se entra il vento come lo di lo stima qua di là. Siamo a 140 nodi, oh. Vento info dal Delta Kilo Alfa Echo X-Ray. Delta Kilo Alfa Echo X-Ray, lo sento avanti. Buongiorno, allora noi vorremmo fare un tratto di 3.6 liberare all'alfa per fare carburante. Cosa? Aspetta, mantieni un attimo. A squadra di Alfa 756, 2000 piedi. Dovevo riportare il lungo finale. Cos'è la tua posizione? Siamo in base, sto mirando il finale. Perfetto, vento calmo. Comunque una comunicazione in più di dove sei non fa male, però lui mi ha detto riporta media traffic alfa in lungo finale. Media 3, 6, full stop stavolta, tutto il traffico copiato, 9 da 2. Copiato, riporta finale. Prendo information, media alfa, golf, delta alfa, member 1, 0, 6, 5, 6, ti procedono oltre leggero in finale e dietro il Cessna per un full stop. Questo traffico non in pista, io farò il lungo finale, in alfa 5, 6. Sei 56 dal Cessna, ti vedo, vai pure tu, passiamo dietro. Scusato, grazie, già passi con te. Prendo information, India Alpha, Golf Delta Alpha, meeting November 1, frequency change to Bolzano information, 1-0, decimo 6. Cambiato, sta ciao. Peccato una volta l'aereo. 0536, bella vento vanno. Trento info da Delta Kilo Alfa Echo X-Ray, se possibile faremo un tratto 3.6 per liberare all'alfa e fare carburante. Mantieni, abbiamo due tratti in finale. Echo X-Ray mantiene. Pista. Finale, andiamo a 5.6. 5.6, 3.6, vento calmo. Alfa sta orbitando in una specie di base 3.6 in attesa del 6.5.6. La specie di base 3.6. Arrivato, riporto poi finale. Bellissima questa. Noi usciamo. Porteremo a finale da 30 secondi. Anche abbiamo dietro il Cessna. No, vabbè, se arrivo mi giro. Vediamo cosa c'è attorno. Se lui è lì esco. Allora, per rallentarlo, stare una bottarella, togli il motore, no? Cioè, nel senso, ci siamo. A 70, un po' veloci, come finale, no? Qua c'è un po' di movimento. Punto di mira, sul pettine. Direi perfetto.
non serve neanche scivolare, guarda, andiamo perfetti. Grazie informazioni, via 9, 05, sotto vento, sinistro, 06. 05, riporta il finale. Riporta in finale, linea 905. India 7 Alfa, lungo 36, full stop con il traffico in pista. 56, confermi full stop. Confermo full stop, India 7 Alfa 56, devo uscire in fondo? India 7 56? Sì, grazie, bravo. Pasco, bravo, grazie, India 7 56. Sento info da Delta X-Ray. Ecco X-Ray, abbiamo andato a traffico finale, ti richiamo. Ecco X-Ray, attende. Comunque noi, il nostro tempo di volo è finito qua, non è che pago anche, capito com'è? Ma tanto, che ne è? Che ne è? Ivano, quello che ne può, viva Gesù. Questi uccelli comunque mi mettono un po' di ansia quando me li vedo proprio davanti alla elenica, zio povero, quando sto mettendo giù il muro. E sempre questi qua, ormai sono abituati. Ma abbiamo un traffico che aspetta di 10 minuti il contropista. Sicurato, bravo, Giovanna, ci sei. Andiamo a salutare Marco? India 7 Alfa, cortissimo 3-6, proviamo a liberare la Lox. Ti ho detto che è Imperia, no? Eh? Ti ho detto che è Imperia, no, oggi? Pilota. Ah, sei qua, sì? Però... 9-0-3-5, finale, riattacchi, bravo. Perfetto, grazie. Prolecco X, vai pure in contropista e riporta poi liberando l'Alfa. Due, ce n'è un altro giù. Ecco X-Ray, fa contropista. Sì, ha detto che riattacca comunque. Mi ascoltare un attimo adesso che devo dire quando rientrare. Cioè, aprio tutto proprio. Cioè, Alfa 4-8, ciao. Ma c'è la fine di essere Alfa, liberato.